Una proposta che vogliamo fare oggi, che è nata proprio nelle nostre stanze, è una proposta di carattere interno, ma non immaginare. Il lancio della raccolta di un fondo di solidarietà di carattere interno, di Confindustria, per imprese che aiutano l'impresa. La comunità degli industriali italiani, con una raccolta facoltativa, oltre 160.000 imprese associate, che possono contribuire nella raccolta, come dire, di fondi che andranno alle nostre imprese associate fino al giorno prima, chiaramente, del terremoto, una governance che andremo a studiare e che ha, come dire, nella delega che abbiamo dato ad Alberto Babbani e a Diego Bingarelli, l'idea di governance complessiva. 150.000 imprese, se ognuna mettesse 1.000 euro sarebbero 150 milioni. Non voglio però, come dire, esprimere aspettative rilevanti, voglio solo dire le potenzialità che potremmo avere e costruire insieme in una logica in cui si fa capire che in un momento di emergenza la comunità di imprese è vicina a se stessa. La comunità di Confindustria è vicina a se stessa e oltre alle grandi questioni che affrontiamo qui affronta anche delle questioni interne. E questa idea e questo esempio di non andare avanti per traumi, ma di esprimere uno spirito con il quale affrontiamo le emergenze del Paese e affrontare con questo stesso spirito le grandi questioni del Paese, cerchiamo di farlo ogni giorno, a partire da un esercizio che io racconto sempre, cerchiamo di fare ogni giorno a partire da noi. Quando hai un problema al mattino, guardati allo specchio, e la causa è di fronte a te. Lo dico sempre, diciamo, prendendo sponda dall'intervento di Ceriscioli, che prima di criticare guardiamoci allo specchio, cerchiamo di costruire, diciamo, proposte. A volte possiamo andare d'accordo, a volte meno, ma il rispetto degli altri è una determinante in questo Paese. E quindi consideriamo la vita associativa anche noi un modo per esprimere e agire da civil servant, da, come dire, cercare di rimuovere criticità, da di partire da cosa siamo, dai punti di forza, da cosa possiamo essere. E questo è determinante, perché la protezione civile diventa un orgoglio di questo Paese. Quando Babbani cita che l'ONU fa diventare il progetto PGE uno, come dire, dei grandi modelli, ma la nostra protezione civile è un orgoglio di questo Paese. Capisco che mediaticamente non fa effetto, capisco che mediaticamente fa molto più effetto che io oggi parlo e critico Errani e Ceriscioli, capisco che fa molto più effetto criticare le banche, ma noi questa strada mediatica non la usiamo contro, diciamo, anche un conflitto di interesse del Presidente Confindustria, visto che io vengo da una famiglia che stampa giornali e quindi, diciamo, mi rendo conto di non aiutare, diciamo, la causa familiare. È un atto di responsabilità, diciamo, che riguarda il mio ruolo e non, diciamo, il mio ruolo da imprenditore. In un Paese in cui chi si lamenta senza proporre, chi cavalca la pancia, chi la esaspera, chi esaspera e critica il Paese, chi addirittura si vergogna di essere italiano, invece chi vuole contribuire giorno dopo giorno per cambiare, per proporre soluzioni. Allora le parole di Errani sono significative, perché ci invita a essere e fare sistema, a essere, le cito, pragmatici, concreti, semplificare il linguaggio, che per noi significa contaminazione tra mondi che erano distanti. Significa stagione della consapevolezza, perché i nostri imprenditori, quando entrano nella loro impresa, si chiedono come sarà il mio paese tra qualche anno, non più come sarà la mia impresa tra qualche anno, ed è significativa questa dimensione di consapevolezza. Allora dice Rani, cos'è una comunità? E noi aggiungiamo, recuperiamo il senso di comunità in questo paese. E il sentimento con cui oggi siamo qui non è solo il lancio interno del fondo di solidarietà, ma anche un sentimento di riconoscenza, e lo diciamo a Curcio, Errani e Ceriscioli, perché il loro successo è il successo del nostro Paese, e vogliamo cogliere la sfida che Errani, diciamo, lancia e andare a evolvere, diciamo, la dimensione del PGE dall'emergenza alla visione, perché questo mi sembra il messaggio, e quindi far diventare una grande occasione partendo da una grande criticità. Facciamo diventare queste aree un laboratorio di attrazione degli investimenti del Paese. A partire da queste aree siamo pronti a confrontarci su proposte per attrarre investitori nell'interesse del Paese. Siamo pronti a far sì che il PGE vada oltre la dimensione di emergenza con i nostri presidenti Babbani, Migarelli, i nostri presidenti regionali. Siamo pronti a fare quello che cerchiamo di fare ogni giorno, passare dal resistere a reagire, avendo la consapevolezza che è la visione che determina la realtà e non la constatazione. Tornando al fondo di solidarietà, tutto quello che raccoglieremo per il 10% andrà
a istituzioni che rappresentano la cultura del territorio, scuole, università, un 10% avrà, dice, andrà alla società civile e un 80% lo destineremo alle imprese nostre associate che hanno avuto danni dal terremoto. Per noi anche questo è un senso di una piccola comunità, Confindustria, dentro una grande comunità che si chiama Italia. Grazie. Grazie. A questo punto io direi che per rispettare anche appunto le